Uscì e andò come al solito al Monte degli Ulivi, e anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo disse loro: pregate per non entrare in tentazione. Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza e disse loro: «Perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione». Così, dal Vangelo secondo Luca, il capitolo 22, i versetti vanno dal 39 al 46.